Questa lezione di sessuologia è stata realizzata grazie alla società ABC Life, che noi ringraziamo. La versione che vi proponiamo è stata realizzata proprio per l'UNI3 e dunque per i suoi discenti, a cui va il mio saluto particolare, soprattutto in questo anno non facilissimo, questa lezione riguardante un tema fondamentale per la sessuologia: differenze morfologiche fra uomo e donna, ma più che nella forma esterna, nella mentalità e in quello che succede nella mente dell'uno e dell'altro. Dunque, buon ascolto. Il primo tema è Kinsey. Non posso iniziare qualsiasi chiacchierata se non ricordando colui che ha cambiato il metodo scientifico di approccio alla sessualità. Dunque, Alfred Kinsey, fra poco. E poi daremo qualche nozione semplice, però importante, riguardante l'antropologia sessuale. Da dove veniamo? Perché siamo così? Ed infine, il terzo, che è il nucleo centrale del nostro incontro, la neurobiologia del dimorfismo maschio e femmina. Preciso subito le parole per evitare difficoltà. Dimorfismo vuol dire morfo, vuol dire morfologia, cioè come siamo fatti. Dimorfo, le due morfologie, maschile e femminile, ma non solo nel corpo, soprattutto nella mente, nella testa. Però a pagina di libro, la copertina sulla sinistra, il serpente che avvolge i simboli maschili e femminili, e sulla destra la questione sessuale esposta alle persone colte. Attenzione, 120 anni fa si poteva parlare di sessualità, i medici si informavano, ma solo per le persone colte, insomma non era per tutti. Ecco, invece fortunatamente un passo avanti l'abbiamo fatto ed è per tutti. Ma chi mi chiede spesso: che cosa è cambiato in questi anni? Quale scientificità maggiore c'è? Sì, certo, tutto ciò nella patologia, nella farmacologia, tutto ciò che è cambiato anche in altri distretti della sessuologia. Ma sapete che cos'è cambiato veramente? È cambiata una cosa incredibile. È cambiata la nostra conoscenza della normalità in sessuologia. Uso una parola che poi la contesterò, ma adesso è importante. Normale si dice in medicina quando l'anatomia è normale, per distinguerla dall'anatomia patologica, la fisiologia normale per distinguerla dalla fisiopatologia. Ebbene, in sessuologia l'anatomia normale è una questione recente, anzi recentissima. Avete davanti a voi un'immagine meravigliosa di Leonardo da Vinci. Vediamola insieme. Che cosa è rappresentato? È rappresentato lo spaccato che lui ha identificato dell'anatomia coitale. Non ho detto anatomia maschile o femminile, l'anatomia coitale, insomma la coabitazione dei genitali. Come avviene? Pensate che solo lui ha disegnato questa meraviglia, con alcuni errori, poi vedremo, ma la cosa importante è che questo disegno, questa meraviglia, io dico, è durata 500 anni. Sì, perché quando mi sono laureato io, il testo sul quale ho studiato e che sostanzialmente riportava ancora questa immagine che voi vedete, ebbene, guardiamo adesso l'Atlante di anatomia di 500 anni dopo, è questo. Cos'è cambiato? Quasi nulla. L'anatomico ha ripreso Leonardo da Vinci e ha rifatto la stessa immagine. Attenzione, sbagliando. Perché solo oggi noi conosciamo l'anatomia coitale. E come la conosciamo? Grazie a una serie di strumentazioni, soprattutto grazie alla risonanza magnetica. Voi dite, ma è una curiosità? No. Perché è importante capire come avviene la coabitazione, come cambiano gli organi, come cambia la postura degli organi. Una volta si parlava utero retroverso, eccetera. Oggi sappiamo come cambia l'anatomia femminile durante la coabitazione e sappiamo anche come cambia l'angolo maschile. Tutte cose di cui parleremo poi dopo, ma questo è importante, qui vedete ancora un'immagine ancora più chiara, per capire qual è il grande passaggio avanti. Abbiamo capito il normale, o meglio, ci siamo avvicinati all'anatomia umana, normale, coitale, e quindi è un aspetto totalmente nuovo.
importante, ma non è solo l'anatomia, la fisiologia, l'endocrinologia, la neurobiologia. Entriamo dunque a questo punto in quello che è il nucleo. Noi parleremo soprattutto di un approccio biologico-evoluzionistico alla tematica sessuologica. Ecco però una premessa, questa è l'unica premessa. L'esistenza di radici per un determinato comportamento di tipo biologico non rappresentano mai una giustificazione morale o legale. Questo è importante perché talvolta si dice, eh beh, ma lui è un traditore nato perché così sono gli animali. Ecco, capire quali sono le forze che agiscono dentro di noi non vuol dire giustificare, vuol dire però capire le nostre radici. E a proposito di nostre radici, partiamo dalla prima radice importante per quanto riguarda la cultura sessuologica moderna. Alfred Kinsey. Chi era questo signore? Che cosa ha fatto? Questa copertina di Time dice tutto. Un signore, più 50 anni, serio, professore universitario, con davanti a sé una rosa e una vespa. Cosa c'entra? Una vespa, una rosa e un professore universitario. C'entra. Perché pensate, Kinsey non era un medico, non era uno psicologo, era uno zoologo. Si occupava di insetti, anzi, meglio, un entomologo. Cosa faceva questo entomologo? Si occupava delle vespe e delle galle, pensate, ma soprattutto del comportamento coitale, come si accoppiavano le vespe delle galle. E lui era andato a fare molte conferenze su questo tema, aveva gli studenti, aveva un seguito già importante. È stato un uomo che ha svelato però i segreti più privati della nazione americana, ma non per quanto riguarda le vespe delle galle. Kinsey ha fatto uno sforzo scientifico enorme, però poi ha fatto una ricerca anche personale. Questa ricerca è diventata un viaggio inaspettato nel mistero del comportamento umano. Qui vediamo una bellissima immagine, non è Kinsey, ma è un film che per chi non l'ha visto lo consiglio invece di andare a cercare. È un film che riguarda proprio la biografia di Kinsey di qualche anno fa. E devo dire, ha tratteggiato perfettamente questa figura di cui vediamo in questa immagine. Dicevo quindi Kinsey, un zoologo che a un certo punto fa lezione, ma gli studenti gli chiedono, professore, va bene, le vespe delle galle, d'accordo, ma ci spieghi un po' come funziona anche l'essere umano? Insomma, questi studenti non avevano la minima nozione della anatomia e fisiologia umana. E allora questui si è messo a studiarla per poter rispondere a questi ragazzi. Il 5 gennaio del 48 è un momento storico, importante, perché una casa editrice seriosa, importante, pubblica il primo dei suoi volumi sul comportamento umano maschile. Questo è un giorno che cambia la storia. Questo è il volume originario, le sue immagini, e poi i due volumi, primo il maschile e poi il femminile. Lui sostanzialmente fa tante ricerche importanti, gira l'America, ma soprattutto, e questo è il concetto iniziale che vorrei proprio sottolineare, Kinsey è il primo che dice che la natura sessuale di ogni persona è unica. E quindi il normale, il termine normale, così usato ed abusato da tutti, soprattutto dai giornalisti, non è rilevante quando si ha a che fare con la sessualità umana. Esiste solo comune o raro. Questa è una nozione radicale. Quando sentite dire il comportamento è normale, ma rispetto a che cosa? Non abbiamo i parametri o li abbiamo così labili. Io qui cito sempre il tema dell'omosessualità, che fino a 30 anni fa era una patologia e oggi non lo è più. Capite? È come dire che il diabete 30 anni fa era una malattia e oggi non lo è più. Ma allora abbiamo noi i termini per dire normale o non normale? Credetemi, uno dei più grandi temi per il sessuologo è definire il comportamento non nella norma, ma statisticamente più probabile o meno probabile. Allora, questa immagine di Kinsey deve essere per tutti noi un messaggio forte che ci ricorda ogni volta un metodo. E il metodo qual è? Il metodo scientifico è quello dell'osservazione, privo di giudizio, privo di a priori. Lo scienziato non guarda il mondo
con un'idea a priori, non dovrebbe, tantomeno il sessuologo. Deve avere un atteggiamento avalutativo, ricordatevi questo termine. Avalutativo vuol dire io osservo, poi come uomo avrò la mia idea, ma come uomo di scienza devo osservare la realtà e la realtà è talmente variegata che noi abbiamo imparato di più dalle quanto ricevono le persone che non certamente dai libri di patologia. 1952, il comportamento umano indagato da Kinsey su vasta scala è stato indagato con metodo sociologico e statistico. Il concetto di normalità è posto totalmente in discussione dall'autore e lo è ancora oggi. Come vedete, le diapositive gialle, aprono e chiudono i nostri capitoli. Quindi sul primo capitolo il concetto di normalità e del ruolo di Kinsey deve essere per tutti veramente importante e noto. Antropologia sessuale. Uno scienziato più recente, David Buss, nel suo libro L'evoluzione del desiderio, ha sostenuto che il fatto che i maschi siano talmente portati alla promiscuità, poliginici, impariamo un termine nuovo, Poliginico vuol dire che poli tanti, gino, ginecologia, tante femmine. Molti dicono poligamico, ma no, è un errore, è proprio un errore semantico. La poligamia vuol dire tante mogli, tante coppie. No, qui vuol dire tante donne, tante femmine. Quindi l'atteggiamento, diciamo, del primate è un atteggiamento tendenzialmente poliginico. Ma lui si è chiesto, questo atteggiamento, è stato vantaggioso dal punto di vista biologico oppure no? Ma secondo, se fosse stata bassa, la probabilità di poter espletare questa sua possibilità, avrebbe avuto successo? E no, se non ci fosse stata la possibilità di espletare una peculiarità, madre natura avrebbe castrato questa possibilità. Dunque vuol dire che l'atteggiamento poliginico o poli, comunque i rapporti promiscui, è un atteggiamento che è dentro nel DNA. E per studiare meglio questo aspetto bisogna introdurre il concetto della sperm competition. Che cosa vuol dire sperm competition? La competizione tra spermatozoi. Cioè si è visto che nel mondo animale esiste una competizione fra i gameti, che non sono altro che gli spermatozoi, all'interno delle cavità femminili biologiche. Che cosa vuol dire? Che messe a competizione due popolazioni di liquido seminale, una prevale sull'altra. Ma attenzione, non è solo la velocità dello spermatozoo, è anche la capacità biochimica intrinseca alla mucosa femminile che è in grado di determinare questa selezione. Quindi esiste una gara. Questa sperm competition è importante perché è un indicatore, attenzione, non solo della promiscuità maschile, ma anche di quella femminile. E questo è veramente un dato eccellente, perché ci dice proprio come anche le femmine sono tendenzialmente promiscue, anche se lo sappiamo di meno. La pressione selettiva premia gli animali più idonei a produrre prole fertile. È un concetto base che mettiamo lì, come se fosse proprio su una lavagna. Ma dobbiamo chiederci allora, dalla promiscuità dell'australopiteco alla coppia monogamica, il percorso è stato veramente lungo. Come siamo arrivati a una coppia tendenzialmente monogamica? E le cose. Io partirei da una cosa meravigliosa, che è un reperto che vi consiglio appena finiscono i vari lockdown di andare a vedere. Siete in una bellissima cittadina, e andate nel suo museo, archeologico. Siamo a Modena. In questo museo archeologico, ogni meraviglia naturalmente, ma c'è un reperto fondamentale, la coppia degli amanti, la tomba degli amanti. Ci sono due scheletri inumati, parliamo di 6-7 mila anni fa, e pensate, hanno scelto di morire forse per un'epidemia, non lo sappiamo, e essere stati inumati, abbracciati l'uno all'altro. Direi emozionante, perché è esattamente questo che vedete nel museo, è il reperto che hanno trovato negli scavi. Ebbene, allora ci chiediamo, nell'Homo sapiens, come si è arrivati appunto dalla poliginia, poligamia, all'Homo invece, chiamiamolo, fedele, alla coppia monogamica? Attenzione, questo è un passaggio, da prendere appunti. Ci sono tre caratteristiche
che hanno determinato questo. Quali sono queste tre caratteristiche? Ecco, le mettiamo sul fondo schiena più bello della storia dell'arte e sono le seguenti. La prima, l'estro nascosto, poi la spiego. La seconda, la sessualità continua. La terza, l'innamoramento. Partiamo dalla prima. Estro nascosto che cosa vuol dire? Che nel mondo animale tutti gli animali segnano il momento di fertilità. Con l'estro, se avete un cane, una gatta in casa, lo sapete, ma fondamentalmente in tutto il mondo animale è la femmina che dice in questo momento io sono fertile e manda una comunicazione neuro-ormonale di tutti i mezzi al proprio maschio, il quale sente e arriva. Quindi nel mondo animale abbiamo una riproduzione basata su un ciclo estrale e il mondo umano abbiamo il ciclo mestruale. Caspita, siamo passati dall'estro al mestruo, dal momento in cui l'animale dichiara la propria fertilità al momento in cui la donna dell'Homo sapiens denuncia la propria infertilità. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che nel mondo animale la sessualità è discontinua e nei noi umani invece è continua. Questo è importantissimo. Ha cambiato in gioco totalmente le carte. E capite che sostanzialmente la nostra possibilità è quella di poter avere rapporti quasi sempre, potenzialmente. Ma a questo punto non bastava l'evoluzione, madre natura, il disegno intelligente, non mi interessa in questo momento chi, però ha dato un nuovo regalo, è l'innamoramento. Attenzione, di questo ne parleremo dopo, però estro nascosto, sessualità continua e innamoramento sono i tre momenti cardini per i quali noi siamo così oggi diversi dal mondo animale e ci comportiamo sessualmente in maniera diversa. Vediamo perché. Il primo movens è stato proprio la perdita dell'estro da parte della femmina del genere Homo. Questo cambiamento insieme al bipedismo è alla base non solo della nascita della sessualità, ma anche di processi culturali, così dicono gli antropologi. Ne consegue che l'animale ha poca occasione di accoppiamento, come abbiamo visto, ma invece l'uomo ha continue occasioni, ma non riceve segnali diretti della fertilità femminile. Attenzione, è importante. Si parla di ovulazione criptica. Noi non sappiamo quando la donna ovula. Sì, poi oggi ci sono i test, lo sappiamo, ma in natura, quando la donna ovula? E chi lo sa? Il quindicesimo giorno? Ma questo l'abbiamo studiato dopo, ma anticamente mica lo sapevano. E quindi questo non segnale di fertilità, attenzione, è importante, perché dice indirettamente, se così vogliamo pensare, io potenzialmente donna sono sempre fertile, sei tu maschio che devi essere vicino a me nel momento giusto. Andiamo avanti. Pensate che tutte queste cose questo signore, Darwin, le aveva perfettamente intese nel 1859. È ancora più interessante valutare questo aspetto dei cambiamenti fisici. Per esempio, l'aumento del volume delle mammelle con rotondità simmetriche che diventano un richiamo sessuale. Desmond Morris, di cui citeremo poi qualcosa, ha definito le mammelle, il seno femminile, i glutei anteriori. Ho detto seno perché si dice così, ma in medicina dire seno è un errore, perché il seno non è altro che la cavità, compresa fra le due mammelle, mentre la ghiandola mammaria è ben altro, quindi noi parliamo di ghiandole mammarie, ma non di seno in termini tecnici, ma accettiamolo, insomma, per una ragione anche di semplicità. Andiamo avanti, se la mia macchina infernale mi dà, eccola qua. L'Homo sapiens ha avuto possibilità di partorire neonati con cervelli maturi. Il vantaggio: nascere incompleti e imparare nel corso del tempo. Siamo nati immaturi. Pensate che una giraffa, dopo poche ore, si alza e cammina. Noi ci impieghiamo un anno. Questa è un'immagine splendida. È un'immagine di una tavola anatomica del Settecento che dimostra il canale del parto. Ma perché noi nasciamo immaturi? Perché
Perché se dovessimo nascere maturi, nostra madre sarebbe, tutte le madri sarebbero morte, noi non saremmo qua. È incompatibile la morfologia del bacino femminile con il fatto che un feto esca maturo. Quindi dobbiamo, madre natura ha inventato il parto prematuro. Tutti noi al nono mese siamo nati prematuri. E allora il parto è anticipato rispetto alla maturazione e quindi l'essere umano ha necessità di più cure parentali rispetto a tutti gli altri primati. Altra momento da mettere bene, fermo, perché da qui si capisce ancora di più qualcosa. Le femmine, in grado di offrire le migliori cure ai propri figli, e quindi la capacità di scegliere un partner idoneo che potesse aiutarla nel dare queste cure parentali al cucciolo, non per 20 giorni, non per un mese, ma per tutto il tempo fino allo svezzamento, queste femmine hanno avuto un vantaggio selettivo. Quindi le donne più in gamba sono state quelle che hanno scelto il partner che dava loro l'opportunità, la possibilità di portare avanti non solo la gravidanza, ma soprattutto la possibilità di crescere. Conclusione, il parto è anticipato rispetto alla maturazione encefalica del feto, e questo lo sappiamo. C'è necessità di maggiori cure parentali. Ok, d'accordo, l'infanzia è molto lunga, non c'è dubbio. La femmina trattiene il maschio per far fronte alle esigenze delle prole e predilige taluni maschi, quali? Lo vedremo fra poco. Per trattenere il maschio deve offrire sessualità continua. Ed ecco che ritorna quel concetto, diventa più chiaro. Vuole quel maschio che sia in grado di aiutarla, importantissimo, e vedete com'è cambiato proprio radicalmente dai primati a noi. E allora qual è questo maschio che dimostra con una comunicazione non verbale, certamente, ma con atti, con una disponibilità? Lei dice, quest'uomo qua, secondo me va bene per mio figlio, perché la donna è interessata al figlio, è pronto il concepimento. E qual è questo maschio? È il maschio che dimostra amore. E siamo arrivati a un concetto che voi dite, ma è filosofico, ma qui stai parlando di arte, di poesia. No, sto parlando esattamente di quello che sto parlando, e cioè del sentimento dell'amore, dell'innamoramento prima e dell'amore dopo, che oggi viene indagato dalla scienza. Vedere, capire con la scienza le cose non vuol dire togliere il sentimento. Capire perché la luna sta in cielo non vuol dire togliere nulla al chiaro di luna, a Leopardi. Ci dice che la luna sta in cielo perché c'è una forza che è direttamente proporzionale alla massa della Terra e della Luna e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Detto così non ha nessuna poesia, come non avrà nessuna poesia ciò che vi dirò dopo. Però è quello che oggi abbiamo indagato e stanno indagando, secondo me, con interesse eccezionale. Un riassunto di questa primissima parte, abbiamo parlato di Darwin, abbiamo parlato della selezione sessuale, abbiamo cercato di capire quali sono state le forze che hanno portato dalla promiscuità dell'australopiteco alla coppia monogamica, certo. E abbiamo detto perché il parto è anticipato e le cure parentali. Concludo questa seconda parte, con una citazione che io trovo eccezionale, e che è, secondo me, dal principe dei divulgatori, Piero Angela. L'innamoramento, secondo Angela, è l'antidoto alla vocazione poliginica del maschio, che diviene da nomade cercatore di sensazioni a coltivatore stanziale di sentimenti. Io trovo che sia una sintesi perfetta, detta da uno che in divulgazione ne sa qualcosa, di quello che abbiamo testé detto. Bene. Siamo arrivati al terzo e ultimo punto, che però è più importante, neurobiologia del dimorfismo femmina-maschio. Insomma, ci chiediamo adesso qual è la relazione fra l'amore e il cervello. E poi parleremo brevissimamente della bellezza e la sessualità. Andiamo su questo punto, dunque. Questo bel signore che vedete, è il dottor Sternberg, uno psicologo che per primo ha cercato di capire l'amore dal punto di vista psicologico, e lui ha identificato il triangolo dell'amore,
e identificato l'impegno, l'intimità e la passione. Quando poi avrete le diapositive che sicuramente vi manderemo per questa nostra chiacchierata, giocate con questo triangolo perché in funzione della vostra situazione vi collocherete in una o nell'altra parte, quindi un metodo per fare un'autodiagnosi. Andiamo avanti. Il secondo è stato un uomo importante, quindi sto citando le persone che hanno cambiato l'approccio alla tematica dell'amore con un occhio scientifico. Bowlby, questo anche lui psicologo, ha sviluppato la teoria dell'attaccamento, teoria importantissima che ci spiega sostanzialmente perché come noi ci attacchiamo alla nostra madre, ci attacchiamo poi a delle figure che diventano un sostituto, che diventano una continuità rispetto a quelle che sono i nostri esigenze di mantenimento in vita, perché è vitale per noi avere un attaccamento. Chi è un anacoreta fa una rinuncia terribile a quello che è in effetti una esigenza biologica e neurobiologica importante. E poi abbiamo questa signora che ha fatto l'anatomia dell'amore. Lei ha identificato attrazione, innamoramento, amore, attaccamento. Lei definisce l'amore come un processo, quindi non è uno stare, ma sempre un divenire. E anche quando arriviamo alla fase finale, poi dobbiamo ricominciare da capo. Si parla di cicli, di innamoramento e di amore. Ancora, questa bella signora è Donatella Marattiti, che ha scritto secondo me il più bel libro dal punto di vista biologico sull'amore, la natura dell'amore. Che cosa dice lei fra le tante cose? Ha identificato una area cerebrale che identifica l'amore romantico, BNDF. E poi ancora, sorridiamo perché Larry Young nel 2014, lavorando su dei topi, fondamentalmente dei roditori, ha identificato il gene della vasopressina, indicativo o meno della possibilità che uno sia un traditore, o meglio, un poliginico o no. Quindi l'ha studiato nei topi, però qualcuno dice che un domani avremo anche la pozione che una moglie ci metterà nella minestra per renderci fedeli. Bene, tutte queste ricerche approdano poi a direi, a un cocktail meraviglioso che è nella nostra testa, dopamina, testosterone, monoamminossidasi, adrenalina, vasopressina, ossitocina e serotonina. Sono alcune delle tante sostanze che giocano nella nostra mente quando ci innamoriamo, quando amiamo e quando soffriamo per amore. Chi l'ha detto? Semir Zeki, un grande neurobiologo. Quindi attenzione, vi ho citato un antropologo, un biologo, un neurobiologo. E adesso vi cito un neurofarmacologo. Sono tutte persone che ci hanno dato uno spunto per la ricerca di questo sentimento dal punto di vista scientifico. E lui ha detto una cosa bellissima. Per capire il sesso bisogna comprendere come agiscono le droghe. È un'affermazione forte, ma un neurofarmacologo come Gessa ha le idee molto chiare. Certo. Perché l'amore è come una droga, quando finisce si soffre davvero. Nel cervello di coloro che hanno il mal d'amore, come lo definivano un tempo, si rilevano gli stessi segnali della sindrome di astinenza. Chi ha abbandonato prova disperazione, è un desiderio irrefrenabile. Pensate, si chiama craving, lo provano i tossicodipendenti. Ma pensate che qualcuno prima di noi aveva capito tutto, ed era Sigmund Freud. Questa è una ricetta sulla sinistra che vedete di Freud, in cui lui che cosa prescriveva? Cocaina. Lo leggete? Lui prescriveva cocaina perché aveva capito l'importanza di questa sostanza. Oggi che per noi è una sostanza tossica, abbiamo capito tutto quello come funziona, perché la nostra mente cerca dopamina, non cerca cocaina, ma già allora aveva identificato una molecola. Concludo con William Obley che dice un cervello in quello umano è stato creato, o meglio sviluppato, per arrivare all'amore. Quindi l'amore è veramente, secondo questi neuroscienziati, una scala al fattore, al massimo, perché solo così possiamo mantenere la prole, possiamo fare tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi l'amore è un'esigenza anche biologica. Freud diceva,
che ci memoriamo di chi fa emergere la nostra follia, e un po' è anche vero. Ma adesso concludiamo questa parte con, secondo me, la ricerca più recente di questi anni, che sono ricerche basate sulla andare a vedere dentro il nostro cervello che cosa succede quando ci innamoriamo, quando amiamo, quando soffriamo. Bene, sapete tutti che cos'è la risonanza magnetica del cervello. Si entra in una macchina, questa fa le scansioni, eccetera. La risonanza magnetica funzionale, quindi aggiungiamo funzionale, è un mezzo per far arrivare dello zucchero fondamentalmente nel cervello. Le aree che lavorano di più sono quelle che si impregnano di più zucchero, che noi vediamo più colorate. Molto semplice. Dunque, scansioniamo un cervello, dove lui sta lavorando di più in quel momento, le aree funzionano di più, si colorano di più. In questo momento, probabilmente il mio cervello, le aree motorie del blocco facciale, dell'ideazione, funzionano di più di altre. Certo. Un pochettino quantomeno. E andiamo avanti. Allora vediamo che qui abbiamo una serie di scansioni interessantissime che ci dimostrano come durante una visione con immagini, diciamo, se non erotiche, comunque coinvolgenti emotivamente, si accendono aree diverse. Ma di tutte una importantissima, l'amigdala. L'amigdala è un piccolo nocciolino al centro del nostro cervello, che qui vedete esattamente proprio segnato da tre macchie rosse, ma non importa tanto la morfologia dell'amigdala quanto capire come funziona. L'amigdala è velocissima per capire ciò che è bene, ciò che è male, o meglio, ho sbagliato, ciò che ci piace, ciò che non ci piace, ciò che ci fa paura e ciò che ci attrae. L'amigdala ci fa scappare velocemente, quando c'è qualcosa che ci spaventa, l'amigdala ci colpisce e viene colpita immediatamente. Istanti, pochi istanti, frazioni di secondo, e il nostro occhio che ha visto una bella immagine, una donna che ha visto un bell'uomo e viceversa, non è ancora consapevole a livello centrale di ciò che ha visto, ma l'amigdala l'ha già colto. Quindi è veramente la centrale atomica della nostra emotività. Addirittura l'orgasmo. Qui è una donna, una signora, che è stata stimolata a livello cervicale, cervice uterina naturalmente, quindi con uno stimolatore endovaginale, e si sono viste le aree che si accendono nei diversi momenti. Quindi capite come si è arrivati veramente a indagare non più sulla genitalità, ma veramente sulla scatola nera della nostra sessualità, che è il cervello. Come si fa in pratica? Qui vedete sulla destra una sagoma di un cervello che ha gli occhi chiusi e ha un video davanti a sé. Sul video compaiono diverse immagini e poi compare improvvisamente un'immagine molto coinvolgente. E nel cervello succedono queste cose. Questa è la corteccia visiva, per esempio, attivazione amigdala che abbiamo già visto, e allora si va verso una neuroanatomia funzionale del desiderio, sì, forse riusciremo veramente a capire perché è bello, o meglio, come è bello, come viene attivato il nostro cervello dalla bellezza, ma non solo la bellezza estetica. Tutte le forme di bellezza lavorano più o meno sugli stessi neurotrasmettitori. Vado velocemente perché c'è una cosa che mi interessa molto, eccola qua. Pensate che la disfunzione erettile, l'impotenza, è una patologia che oggi viene trattata molto bene. Bene, il nostro cervello non solo si accorge quando le cose non vanno bene, in una certa stazione, ma addirittura fa una cosa più importante, interessantissima. Quando un maschio ha un po' di tempo che non funziona bene, sapete cosa fa il cervello? In un'area particolare, che si chiama nucleo accumbens, ma non è importante, questo nucleo che controlla la libido, il desiderio, cosa fa? Si riduce. Cioè, in altri termini, succede una cosa meravigliosa. Come se una macchina che non funziona tanto bene, il cervello dice, ma io non ti do desiderio, tanto non funzioni bene, quindi ti proteggo, ti tolgo il desiderio. Voi pensate che nella clinica si assiste frequentemente a questo fenomeno, in cui il soggetto, dopo un po' di tempo che ha disturbi sessuali, dice, lo sa, dottore,
che io non ho neanche più desiderio. Eh certo, è il tuo cervello che ti protegge e l'ha capito. Ci sarebbe altro da dire. Sul cervello anziano, il cervello anziano perde anche quelle capacità introcettive. Cos'è la sensibilità introcettiva? Se l'esterocettiva è quella che mi dice la sensibilità sulle dita, su quello che noi percepiamo dei nostri sensi, l'introcettiva è quella che ci dice come stiamo dentro. E ognuno di noi ha una sensibilità introcettiva. Oggi non mi sento bene, ma che cos'hai? Ma qualcosa dentro. Bene, questa capacità introcettiva è importantissima e pensate che le persone col passare degli anni perdono anche un po' questo e si perde anche, parlo in particolare per l'uomo, la capacità di percepire certi organi. Va bene. Concludiamo dicendo che questi grandi studi sulla sessualità, sulla neurobiologia della sessualità, beh, sono poi andati verso una differenziazione fra il cervello maschile e il cervello femminile, che ci danno una spiegazione su quello che è il dimorfismo, ecco la parola che abbiamo usato prima, sessuale. Nelle donne abbiamo una natura responsiva, la passione è maggiore, l'attenzione alle relazioni, all'intimità emotiva è superiore, la ricettività. Nell'uomo, che va dalla bicicletta apposta, c'è una ricerca maggiore del piacere fisico, una focalizzazione genitale, la performance, la competitività e l'aggressività. Tutte queste cose hanno un loro substrato neuroendocrino, quindi ormonale, quelle sostanze che abbiamo citato, ma anche ovviamente a livello di reti nervose. Chi ha fatto grandi studi è una italiana, Grazia Attili. Qui vi faccio sorridere un pochettino per farvi capire come si può arrivare a intendere anche come funziona il cervello maschile in questo caso. Il gioco è il seguente: si prendono degli uomini, d'età media fondamentalmente dai 20 ai 40 anni, e si dice a loro dovete giocare a dadi. Loro ti dicono dobbiamo vincere. No, dovete solo giocare a dadi. Chi fa 10 giocate può vincere una certa cifra, chi ne fa 20 può vincere un'altra cifra. Ma che numeri dobbiamo fare? Nessun numero, basta giocare. Oh, semplicissimo, evidentemente. Si dice a un gruppo, la prima volta, che possono giocare e se giocano 10 volte vincono 10 bigliettoni da 100 dollari. A un altro gruppo gli si dice, guarda che se giochi 20 volte puoi guadagnare tanti bigliettini piccoli da un dollaro per 2000 dollari. Beh, ognuno di voi non avrebbe dubbio. Aspettate un attimo. Perché hanno fatto due gruppi, hanno diviso questi soggetti in due gruppi. Uno va in una stanza ben illuminata e l'altro va in un'altra stanza. Quindi sono omogenei per età, maschi entrambi, hanno sentito la proposta dell'Attili e devono semplicemente dire se preferiscono giocare 10 volte o 20 volte. A un gruppo vengono mostrate delle immagini come queste, bucoliche, immagini neutre fondamentalmente. A un secondo gruppo, immagini, io ho messo un'immagine molto soft, vi assicuro, hanno messo delle immagini ben più hard. Ebbene, che cosa vuol dire? Che il primo gruppo ha scelto di giocare e di beccarsi 2000 dollari, anche in biglietti piccoli. Il secondo gruppo ha accettato mediamente di prendere i biglietti da 100 dollari. Ma sono scemi? No, non sono scemi, è questione di cervello. Nel primo gruppo, la parte anteriore del cervello, questa che indico in rosso, è rimasta accesa, è rimasta vigile, ha capito la ratio, la ragione di come comportarsi. Il secondo gruppo è come se fosse spenta. E quindi la parte limbica, come si dice, emotiva, è stata talmente prevalente, talmente presa da queste immagini coinvolgenti, che ha detto va bene, prendiamo questi dollari qui, non importa, questo è importante perché ci fa capire veramente come funziona il maschio e come invece funziona diversamente la donna. Nell'uomo la maturazione sappiamo che è più lenta, c'è una maggiore asimmetria funzionale del cervello, ci sono tante fibre a destra e tante fibre a sinistra, che
mettono in connessione, ma non tantissime fibre fra il cervello destro e sinistro. C'è una migliore analisi dello spazio, una minore quantità di informazioni percepite, una maggiore memoria spaziale. Nella donna siamo di fronte invece a una maturazione più veloce. Le bambine maturano prima dei maschietti. C'è una maggior quantità di fibre interemisferiche fra cervello destro e cervello sinistro. C'è una maggiore percezione dello spazio nel suo insieme, una maggiore quantità di informazioni percepite, una percezione maggiore dell'aspetto emozionale. E poi voi donne avete 7.000 parole al giorno. Noi non ce le abbiamo, una maggior fluidità verbale. Questo è il lavoro di Pierpaolo Battaglia dell'Università di Trieste. Io trovo che queste sono le conclusioni molto simpatiche e molto anche accettabili. Ma c'è un altro gioco che vi propongo velocemente, è quello del labirinto. Se voi mettete un uomo e una donna in un labirinto, pensate a quei bellissimi labirinti delle ville cinquecentesche, e mettete uomo e donna in un labirinto, oppure una volta si andava anche nelle fiere, entrambi escono. Mediamente anche le donne escono dal labirinto, gli uomini escono forse un po' meglio, ma usando sistemi cerebrali diversi. L'uomo ha una sorta di GPS in testa. Vado di là perché è come se la sua natura di cacciatore gli dicesse che là c'è il nord, che là c'è il sud, insomma, tranne quelli che non chiedono mai informazioni quando guidano, mediamente ci azzeccano. Le donne vanno per riferimenti topografici, per piccoli particolari. Pensate di essere con una donna in una città che non conoscete. Voi maschi andate a destra, poi a sinistra, poi andate là, perché ve lo dice il cervello. La donna dice: no, io di qua sono già passata. Là c'è un negozio di scarpe, dall'altra parte c'è un negozio di foulard. Hanno i riferimenti topici. Questi riferimenti sono inventati oggi? No. Perché la donna conosceva benissimo il suo territorio, sapeva quali erano le erbe da prendere, da trovare, da andare a cercare le graminacee in un punto piuttosto che in un altro. Quindi la donna va esattamente per punti e questo permette di uscire dal labirinto con tecniche diverse ed è interessante come con azioni cerebrali diverse, maschio e femmina. C'è anche il coinvolgimento sentimentale che è diverso. Velocemente, la sessualità maschile è più orientata sui genitali e sull'orgasmo. Le donne sono più facilmente distraibili durante il coito. L'uomo parte ed è un treno. A un certo punto non lo fermi. La donna lo puoi fermare anche agli ultimi 30 secondi, agli ultimi istanti. Basta un non nulla per una donna per non arrivare all'acme. È distraibile, lo sappiamo. Gli uomini mostrano livelli di interesse e desiderio sessuale più elevati rispetto alle donne, a qualsiasi fascia d'età, e questo è acclarato. Allora, a questo punto, i maschi possiamo dire che sono più propensi agli stimoli forti ed espliciti, le donne orientate a stimoli più indiretti e sentimentali, gli uomini sono più prontamente eccitati agli stimoli visivi e nella scelta del partner gli uomini sono più sensibili all'attrazione fisica, mentre le donne danno maggior risalto allo status psicologico e sociale del partner. Ma ci sono anche le fantasie sessuali che sono diverse. Questa icona rende perfettamente, secondo me, l'idea di un maschio poliginico, un maschio che fondamentalmente ha una maggior frequenza di fantasie, ha immagine un numero maggiore di partner e poi sono prioritarie le immagini visive, la gratificazione sessuale e fisica è talvolta slegata anche dal coinvolgimento affettivo. Le fantasie sono esplicite, i temi prevalenti sono di tipo voyeuristico, poliginico, l'abbiamo detto. La scena si svolge abbastanza velocemente, giungendo all'acme. La donna, icona bellissima, è fondamentalmente caratterizzata da un fantasmatico su persone con le quali mantengono comunque un coinvolgimento. Mostrano fantasie più personalizzate e più centrate su componenti tattili e ancora temi prevalenti sono a carattere esibizionistico, narcisistico, non si focalizzano esclusivamente sulle caratteristiche fisiche del partner. Ciò nonostante, lo sappiamo, siamo riusciti e riusciamo tuttora ad amare e ad amarci. Sintesi, sesso e cervello, abbiamo parlato di dopamina, testosterone, serotonina, monoamminossidati. Abbiamo capito come la ricerca chimica, biochimica ha identificato queste
questo concerto di sostanze, io direi un cocktail, cocktail che cambia di momento in momento, perché è un processo. Un conto sono queste sostanze quando siamo attratti, un conto quando siamo innamorati, un conto quando amiamo. Sono sempre le stesse sostanze, ma come un cocktail cambiano continuamente. Questa è un'acquisizione importante, interessantissima. Abbiamo visto come le neuroscienze ci spiegano che cosa succede nel nostro cervello quando ci innamoriamo, quando amiamo, quando abbiamo un orgasmo. E tutto ciò poi alla fine si manifesta in quel dimorfismo sessuale, donne e uomini che abbiamo citato prima. Insomma, le differenze sono importanti. C'è chi dice che non c'è differenza. No, diversi, uguali, con pari diritti, eccetera, ma accettiamo la differenza, e vive la différence, come dicevano i francesi. Sulla bellezza e sessualità avevo preparato qualcosina, ma devo dire che i tempi sono tali per cui prediligerei arrivare alle vostre domande. Vi farò solo vedere alcune cose. Dire che la bellezza è un requisito per la selezione sessuale. Noi non possiamo chiedere a una femmina di un pesce rosso quale fra i vari maschi le sembra più bello, però alla fine gli etologi vedono che certe preferenze si manifestano. Questa è la base dell'estetica darwiniana. Una caratteristica è attraente se aumenta il successo riproduttivo di chi la possiede. E la bellezza, pensate, è correlata alla nostra posizione coitale. Insomma, noi siamo così, e non in maniera diversa, perché ci siamo messi su due piedi, siamo diventati bipedi. E questo ci ha permesso alcune cose. Come? Guardate questa immagine splendida. Questa immagine ci fa vedere un fossile di due tartarughe nell'atto d'accoppiamento. E poi il mondo animale come copula. Da tergo, certo, tutti da tergo. E invece noi umani prevalentemente di fronte. E questo è importante, sì, perché ha cambiato la nostra morfologia. L'ho accennato prima, ma adesso vi faccio ridere. Che differenza c'è fra queste due immagini? Dai, forza, vi do un secondo per rispondere. Intanto bevo un goccio d'acqua. Molti rispondono, ma non c'è nessuna differenza, sono due scollature. E no. Guardate i livelli. Il livello A, ovviamente, è un décolleté, e il livello B è invece una piega interglutea. Il B non era altro che la simmetria del mondo animale. Il mondo animale era attratto dai glutei, il mondo umano anche, dalle protuberanze anteriori. Pensate che le mammelle nel mondo animale crescono solo durante la lattazione, invece nei non umani, mediamente, a parte le protesi, sono sempre più o meno turgide. E questo è importante, quindi vuol dire che l'attrazione è cambiata da tergo a anteriore. Poi il lato B piace, indubbiamente, ma questo è importante perché questo è cambiato in funzione, proprio come abbiamo visto, della posizione coitale. Tutto questo, chi lo vuole studiare, lo trova in Desmond Morris, citato prima nella sua bellissima Scimmia nuda. Solo una cosa, uno dei criteri che noi usiamo per dire quella persona è bella o non è bella, o anche amica o non è amica, è il volto. E il volto perché può essere considerato bello o non bello? Su quali basi si preferiscono alcuni visi rispetto ad altri? Ci sono due teorie. La prima dice: più un viso ha le caratteristiche medie di una popolazione, più appare attraente. La seconda dice: più un viso è simmetrico, più appare attraente. E dunque, ecco qua un viso perfettamente simmetrico. Certo, c'è lo strabismo di Venere, qualcuno dirà, però la simmetria è importante. Ma perché è importante? Perché per l'uomo primitivo la simmetria era un indice di buona salute. E la buona salute voleva dire buona fertilità. Ecco perché la bellezza correlata con la possibilità della progenie. E sul corpo femminile, direte tutti, è ovvio, che cosa attrae un maschio quando guarda una femmina? La quantità di grasso corporeo, la distribuzione del grasso corporeo, oppure il livello di simmetria? Sì, tutto ciò. Ultimo test per giocare. Guardate queste silhouette. Vengono proposte
in genere agli studenti di medicina per capire se tutto sommato quali sono la morfologia che prediligono. Dai, fate un attimo voi una scelta, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Parlo agli uomini, evidentemente, prevalentemente. Cosa avete scelto? Io vi dico cosa scelgono gli studenti di medicina. Scelgono la seconda. E sapete perché la seconda? Perché il rapporto vita-fianchi è 0,70. Circa naturalmente, ed è il rapporto considerato dal punto di vista biologico più idoneo alla fertilità. Caspita, un concetto di bellezza legato alla biologia. Sapete che se ne è accorta anche l'industria del giocattolo? Questa è Barbie, come l'hanno presentata le nostre bimbe, sempre, e il rapporto vita-fianchi di Barbie, sapete quanto è? Non a caso 0,70. Poi fortunatamente l'industria ha capito che era meglio non dare solo questi messaggi ed è nata l'Emily e c'è una bambola con delle dimensioni e dei rapporti un pochettino più umani. C'è una cosa molto carina che riguarda i criteri di scelta delle donne. Poi ho finito, certo, di fronte a un bronzo di Riace, chi direbbe di no? E la rappresentazione plastica di un bronzo di Riace cos'è nella realtà? Beh, ovviamente un'immagine come questa. Voi direte, anche se poi le cose non vanno sempre così, talvolta vanno in questo modo. L'amore è cieco? L'amore delle donne è diverso da quello degli uomini? Sì. Che come diceva Mantegazza, la donna pensa come ama, l'uomo ama come pensa. E allora pensate che la donna sceglie anche in funzione del ciclo ovulatorio. È una cosa incredibile, lo so, ma l'hanno dimostrato. In funzione del ciclo mestruale, la donna, più o meno impregnata di ormoni, estrogeni o progestinici, fa scelte tendenzialmente diverse. Questo è un classico esempio medico del ciclo mestruale, del ciclo ovulatorio. Ebbene, al centro quando la donna ovula, cercherebbe, non cerca, ma cercherebbe fondamentalmente il macho, cioè quello fortemente testosteronico, in grado di dare una prole fertile, sicura, forte. E invece nelle altre fasi, cerca un'immagine diversa, cerca un'immagine di uomo più morbido, più collaborativo, quello che in fondo poi dopo aiuterà a curare la prole. Pensate, questa bivalenza del mondo femminile la chiamano la sindrome di Madame Bovary. Qualcuno invece l'ha ipotizzata come l'ipotesi del figlio sexy. Sembra una cavolata, ma è citata nei libri di sessuologia. E cioè l'idea della donna è quella di avere un figlio sexy, che rappresenti per lei la continuità. Perché se è sexy, anche altre donne dopo di lei lo vorranno. E quindi già pensa ai nipoti. Per cui sceglierebbe un uomo che è in grado di dare i migliori geni perché il figlio sia bello, sexy e quindi appetito. Concludo con: se il naso è meglio della vista, la risposta è sì per la donna. Perché? Perché la donna non va solo di volto, va di viso, va di annusamenti, va di percezioni. L'olfatto è importantissimo, ma l'olfatto non solo perché lui è profumato e pulito, importante, ma anche perché il nostro l'odore maschile, o meglio i feromoni maschili, emettono delle sostanze che, attenzione, sono correlate con lo stato immunitario del soggetto. Quando uno deve fare un trapianto di rene, deve trovare un soggetto che gli doni il rene che sia istocompatibile, giusto, vero? Certo, ecco, pensate che il sistema HLA, che è quello sistema che controlla la nostra immunità, eccetera, bene, viene anche correlato a dei particolari sistemi olfattivi. E si dice che la donna, che molte donne, abbiano un fiuto eccezionale per sistemi olfattivi in grado di essere più correlati a uomini che hanno un sistema più vicino al proprio, non uguale, ma più vicino. Quindi ti annuso e ti scelgo, non ti scelgo solo perché sei bello. Non so come questi uomini potevano essere stati scelti nella loro vita, però forse anche il profumo non era male. Dunque, non solo l'amore ha una buona vista, ma soprattutto pare che abbia un buon olfatto.
Concludo questa carrellata con altre immagini, però che non commento, ma con questa conclusione. Abbiamo fatto una carrellata abbastanza veloce su dei tre momenti, in particolare è quello neurobiologico, la bellezza, la differenza maschio e femmina. Qualcuno dice sempre: ma questa non è scienza, è scientismo, è un tentativo di ridurre a molecole ciò che è una cosa meravigliosa. Torno a ripetere, sì, è vero, ma grazie a questo abbiamo capito di più del comportamento e anche delle patologie di cui questa sera non abbiamo parlato. Ma il mondo, l'approccio a questa tematica è meraviglioso e deve essere un approccio composito. Insomma, capire l'amore vuol dire capire le molecole, ma vuol dire anche leggere il canto quinto dell'inferno, oppure sapere che l'amore è veramente qualcosa che ci lascia sempre perplessi. Talvolta è un'ebbrezza che ogni ebbrezza scolora. E questo lo diceva il poeta. Grazie.